E ragazzuoli, buonasera. Buonasera a tutti. Il nono turno di Serie A si conclude con il posticipo del Marassi, Genoa 1, Parma 2. Niente, il Parma si trasforma quando incontra il Genoa, ma non Cornelius stavolta, ma Gervinho che mette a segno un'altra doppietta dopo quella contro l'Inter. Il primo gol è al decimo minuto su una bella azione di Kučka e subito dopo c'è l'applauso al DS Diego Maradona. E diciamo che nel primo tempo così e così. Il Parma nel finale a due palle gol, anche a inizio partita sullo 0-0 Cornelius prende un palo. Sul finire appunto del primo tempo Gervinho ha un'altra palla, altre due palle gol, però nel mezzo il buon Genoa ci ha provato con Shumudorov, vabbè. E comunque Scamacca ha avuto la prima azione della partita sul suo piede. Incredibile, ma non ha centrato la porta. E ragazzi, riparte il primo tempo e il secondo tempo e subito ancora Gervinho. L'azione non la ricordo, perdonatemi, però è una doppietta pesante, anche se poi 3 minuti più tardi, al 50esimo, arriva il gol del Genoa con Shumudorov, Osorio mi sa che sbaglia l'uscita e si infila lì nel mezzo e batte siepe. Niente, questa poi il risultato finale è questo, perché poi sia Genova e Parma non sono brillanti nel trovare altre azioni da gol nitide, anche se di più ci ha provato il Genoa, ma il Genoa è in crisi nera. Vediamo se Maran verrà cacciato o no. Il Parma vince lo scontro diretto, vola a 9 punti, supera la Fiorentina e attenzione, perché il prossimo turno di Serie A è scoppiettante. Mamma mia, che nono turno di Serie A che abbiamo visto questi 3 giorni. Anche il Toro pareggia 2-2 contro la Samp, va in vantaggio, poi si fa ribaltare e poi commette l'aria acchiappa. Niente, video finisce qua, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Qui da Daniel è tutto, mi raccomando, commenti, tanti commenti e niente. Ci vediamo domani col Fantacalcio. Ah, e seguite su Instagram la pagina che vi metto in descrizione. Ciao ragazzi.